ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, vi chiedo subito scusa per la voce perché sono super raffreddata e un po' influenzata. Non so, questo anno è iniziato così, però comunque ci tenevo tantissimo a fare questo video sull'ENNE perché ho iniziato a farlo e come lo faccio e ho registrato tutto il procedimento già nel 2018. Infatti, ad alcune ragazze che mi avevano un sacco, mi avete scritto facci vedere il video, facci vedere il video, perché avevo postato nelle stories il risultato, ma vi avevo anche promesso di che vi avrei fatto vedere tutto in un video e vi avevo promesso che l'avrei messo entro il 2018, ma non ce l'ho proprio fatta. Infatti oggi mi sono proprio imposta di registrare questa breve intro dove volevo dirvi proprio giusto due cosini prima di iniziare a farvi vedere proprio tutto il procedimento che ho registrato. Infatti, allora, questi capelli che voi vedete sono già passate 2 o 3 settimane da quando io ho registrato il video dell'applicazione dell'ENNE, e in questo caso ho applicato un ENNE naturale 100% certificato di Phytophilos, è rosso ciliegia, e posso dirvi che è il mio primo ENNE naturale, la mia prima posa, perché il primo in assoluto che avevo applicato un mese prima era questo qua, che non è naturale, questo qui, che ho trovato qui in Gran Canaria, perché altri ENNE non ce ne sono. Infatti poi ho dovuto fare diverse ho cercare bene e poi l'ho trovato e ne ho presi alcuni. Questa marca perché non è naturale? Perché contiene al suo interno picrammato di sodio ed è un ingrediente da evitare, soprattutto io in questo periodo che sono in gravidanza, quindi a maggior ragione da evitare. Però comunque al di là di questo periodo è comunque un ingrediente chimico, un colorante che va ad accentuare, cioè è quasi paragonabile a una tinta chimica, quindi se voglio utilizzare l'ENNE è perché voglio qualcosa di naturale, quindi sto evitando il picrammato di sodio. Questo per dirvi che questo ENNE è il primo naturale che faccio. Io in verità non sono proprio vergine all'ENNE perché, come sapete, io sono araba di origine, quindi sono un po' cresciuta a pane ENNE. Tutta la mia famiglia l'ha sempre utilizzato e quando andavo a Casablanca tornavo, l'ENNE comunque era una routine quotidiana, sia per la cura del capello, sia per la cura delle unghie e tante altre cose. Io l'ho sempre snobbato perché conoscevo l'ENNE, il classico ENNE, la Lausonia, a tratti caldi, quindi quella di origine, quella che viene appunto dal Marocco, i famosi ENNE che arrivano dal Marocco, tipo il Tazarin, che è quello più famoso, che è quello con la scatola gialla, la scatola verde, e non mi piaceva quell'effetto. Poi ho scoperto un mondo che sono le erbe tintorie, o comunque varie piante di Lausonia che provengono da altre parti nel mondo. Infatti, l'ENNE che andrò a utilizzare oggi non è proprio solo ENNE, ma è una miscela di erbe tintorie, un mix, se non ricordo male, all'interno contiene anche dell'ibisco. Quindi, in questa prima fase io ho cercato dei colori più freddi che più caldi. E come vedete, allora, adesso sono passati un po' di settimane, come vi dicevo all'inizio, il colore è un po' scaricato, ma alla luce del sole, poi alla fine io vi ho registrato proprio il risultato alla luce del sole, vedrete proprio il risultato proprio che si può ottenere su un capello scuro. Io di base sono scura, non ho tinte chimiche sui miei capelli. L'ultima l'avevo fatta tipo l'anno scorso a dicembre, nera, che poi ha scaricato completamente nel giro di 4-5 mesi, quindi potete proprio realmente vedere il risultato su un capello di questo genere. Prima di farvi vedere proprio tutto il procedimento, quindi come preparo l'ENNE, come lo applico, quanto lo lascio in posa, il risultato finale, volevo dirvi anche il perché, quindi perché ho iniziato a utilizzare questo genere, perché mi sono avvicinata alle erbe tintorie e perché prediligo adesso utilizzare l'ENNE, magari non una tantum, la tinta chimica. Tutto nasce perché ho deciso di curare di più il mio capello, che di base proprio naturalmente è un capello sottile, tendenzialmente secco, che tende a sfibrarsi, quindi da sempre mi è stato consigliato di utilizzare l'ENNE per andare proprio ad irrobustire il fusto del mio capello, quindi varie stratificazioni di ENNE vanno a rendere proprio il capello più grosso, quindi più forte. Quindi posso dirvi che il primo motivo, il primo obiettivo è quello, quindi rendere i miei capelli più sani e più forti, proprio sia al tatto, proprio visibilmente. Questi sono i miei capelli a distanza di giorni dallo shampoo, e l'ENNE e poi tutti i miei vari impacchi che alterno mi stanno aiutando anche a prolungare il tempo di shampoo tra shampoo e shampoo. Quindi
non soffro più di capelli che si sporcano molto facilmente, ecco, e per me questa era anche questo era un problema, perché dopo 2 o 3 giorni vedevo il mio capello veramente, cioè il riccio scompariva e mi si sporcavano, erano brutti, secchi. Adesso devo dire che la strada penso sia quella giusta. Poi l'altro motivo è inutile nascondercelo, all'alba dei 30 anni ho iniziato a vedere dei capelli bianchi che spuntavano come antenne e che mi fastidivano tantissimo. Allora ho detto, siccome erano tipo 2 o 3 sparsi, però quando li beccavo dicevo "Dio no", mi mandavano in panico, però allo stesso tempo dicevo "Non voglio andare ad agire con una tintura chimica per 2 o 3 capelli". E quindi questo mi ha fatto proprio decidere completamente, definitivamente, di informarmi e iniziare proprio un percorso verso la conoscenza e la sperimentazione delle erbe tintorie, quindi non solo la lausonia, l'enné classico che si conosce, ma anche altre erbe tintorie che pian piano mi sto documentando, e se siete interessati io vi terrò aggiornati su questo mio cammino verso il naturale, ecco. Io penso di avervi detto tutto, ci tenevo a fare questo breve preambolo giusto per dirvi il perché, quindi le motivazioni e i miei obiettivi che vorrei raggiungere sui miei capelli. Penso di avervi detto tutto, ma se avete dubbi o domande lasciateli qui sotto, io vi risponderò sempre con piacere. E niente, iniziamo questo video, questo procedimento. Allora, iniziamo subito. Come primo esperimento ho scelto di applicare questo rosso ciliegia di Phytophilos. Perché ho scelto questo colore e questo brand? Il brand perché ne ho sentito parlare veramente molto molto bene. I suoi prodotti sono tutti certificati, sono naturali e non contengono sostanze chimiche. Quindi questo mi ha dato molta fiducia e ho voluto provare questo brand. E il colore mi ha subito incuriosita, perché il rosso ciliegia è un colore che mi piace, potenzialmente mi piace molto, tendenzialmente freddo, quindi lo vado a porre metà della busta, quindi la busta contiene 100 grammi, io ne vado a mettere 50 ad occhio, non lo vado a pesare, lo vado a mettere in una bacinella e poi con dell'acqua tiepida, non calda né fredda, utilizzo sempre l'acqua tiepida, che è un ricordo che mi è rimasto proprio dall'infanzia, perché in Marocco si usa sempre l'acqua tiepida, e vado ad aggiungerne piano alla volta. Si fa sempre prima ad aggiungere che a togliere, e mescolo bene. Devo dire che le polveri sono veramente molto fini, non si aggregano e si riesce a ottenere molto facilmente una pastella omogenea, che poi questo poi semplifica anche poi l'applicazione e anche proprio la preparazione in sé. Vedete subito come è bella, proprio bella omogenea. Quindi il procedimento prosegue ed è abbastanza veloce e semplice. Mescolo finché la pastella non è proprio tutta ben mescolata e miscelata completamente. Dopodiché aggiungo 2 bustine di zucchero e questo mi aiuterà a far sì che l'enné non mi secchi troppo il capello. Perché io in passato avevo provato ad utilizzare l'enné così, in maniera molto molto selvaggia, nel senso solo l'enné mescolato con l'acqua, però questo mi dava veramente molta secchezza al capello, e già i miei capelli tendono al secco, e quindi questo mi portava sempre a lasciar perdere. Quindi oltre allo zucchero aggiungo anche un pochino di miele, proprio poco poco, quanto saranno stati 30 ml, proprio per evitare questo effetto seccante sui capelli, soprattutto sui miei capelli che comunque già di per sé sono tendenzialmente secchi. Mescolo bene e poi a questo punto copro con questa pellicola, copro affinché lascio riposare 1 o 2 ore indistintamente, non lo lascio ossidare troppo, e lo lascio ossidare 1 o 2 ore, non di più. Dopodiché vado in bagno, dopo passate le ore di ossidazione, mi pettino i capelli dopo averli precedentemente inumiditi con dell'acqua, tiro fuori il mio enné che è pronto, ecco, questo colore che è leggermente virato verso il rosso, ed inizio l'applicazione vera e propria. Vado proprio ad applicarlo con le mani, non mi munisco né di pettinino né
di altro. L'unica cosa che ho fatto precedentemente è quella di aver pettinato leggermente i capelli e averli inumiditi. In verità i metodi di applicazione possono essere svariati, lo potete applicare sia a capello pulito dopo aver fatto lo shampoo, quindi dentro alla doccia. Io preferisco sempre applicarlo sul capello sporco, quindi come impacco pre-shampoo, per poi dopo andare a pulire tutto, perché applicandolo dopo shampoo non mi ci trovo bene, quindi io preferisco applicarlo in questa maniera e impaccarlo per tutta la notte. Lo applico, dopo averlo applicato sulle lunghezze e sulle radici, vado a effettuare un leggero massaggio in modo che il colore penetri un po' dappertutto. Poi con il residuo, perché non si butta via niente, lo vado a pulire la ciotolina proprio con le mie lunghezze dei capelli. Se vedo che l'henné tende ad asciugarsi, vado a bagnarlo con il mio spruzzino di acqua. Massaggio bene affinché proprio penetri bene ovunque, e che per non lasciare spazi vuoti o comunque porzioni di capelli non tinte. E poi, dopodiché, vado poi a legarmi i capelli in uno chignon improvvisato e utilizzo sempre l'Invisibubble perché comunque sono di plastica, riesco a lavarli, tengono, fanno il loro. Così mi pulisco immediatamente perché comunque l'henné lascia subito colore, quindi mi pulisco il viso, il contorno dell'attaccatura con un Kleenex bagnato. Io ho fatto questa applicazione comunque abbastanza pulita, però tenete conto che con l'henné un pochino sporcate perché il lavandino era lercio. Dopo aver pulito tutto, vado a impaccare tutto e sigillare tutto con la mia pellicola trasparente. Mi raccomando, sigillate tutto bene, fate dei bei giri. So che non è proprio bello da vedere, però serve per mantenere un ambiente umido e caldo affinché proprio la colorazione attecchisca sul colore. E se questo non vi basta, potete anche mettere un bellissimo berretto per completare la vostra mise sexy. Ecco così, e poi sono pronta per andare a dormire vicino a mio marito che si spaventa. La mattina dopo mi lavo i capelli, faccio il mio shampoo e dopo lo shampoo faccio il mio balsamo, tutta la routine che comunque potete trovare sul canale, la mia ultima routine per capelli ricci. Vedete come sono ben definiti, cioè da qui non si vede neanche il colore lo vedete solamente alla luce del sole, però la definizione è pazzesca. Questo è il colore che ottengo alla luce del sole. Come vedete, il rosso ciliegia, devo dire che è ben visibile. Io posso dirmi soddisfatta, pienamente soddisfatta. Mi piace perché il colore si vede, il mio capello è sano e io spero di avervi tenuto compagnia, dato ispirazione per i vostri capelli e ci vediamo al prossimo video. Ciao!